dopo questo casting del Generazione Up, vogliamo scoprire le realtà commerciali del centro commerciale Mongolfiera. Mi va. Sì. E siamo con Maria Cesario, che ne è la titolare. Mi va cosa? Beh, sicuramente mi va di mangiare, innanzitutto. Noi offriamo comunque, diciamo, la parte più bella della vita del centro commerciale, che è il saziare i piaceri della mente e del cuore alle volte. Noi, a parte comunque il cibo, abbiamo anche una bella caffetteria, quindi anche una pausa caffè non ci sta sempre bene. Un'offerta per tutti i gusti, per tutte le esigenze. E beh, certamente l'offerta nostra un po' per tutti è la possibilità di mangiare come a casa, avere la possibilità, nonostante sia in un centro commerciale, di avere una cucina al momento, servita al tavolo, ma soprattutto che ricordi le tradizioni del nostro territorio. Un rapporto familiare con i clienti, un sentirsi a casa. Sì, assolutamente. E ci teniamo molto, anche perché noi siamo un'attività a conduzione familiare che sta nel commercio da tanti anni, e ci teniamo proprio a far sentire il cliente a proprio agio, e quindi a favorire un'accoglienza che in genere nel centro commerciale non si trova, perché di solito è un po' freddo. Invece no, questo, ho detto, è una città, nella città è una grande famiglia. E poi è bella questa immagine trasparente, una vetrata, dove si vede, guardate, lo chef come ci guarda, dove è tutto alla luce del sole. Esatto. Il cliente vede quello che si prepara. Esatto, esatto, senza nasconder nulla, proprio per dare questa sensazione al cliente di sicurezza, perché ormai il cibo... Come fanno le nostre mamme a casa. Esattamente, esattamente, quindi di far notare sia i metodi di lavoro che la pulizia del locale, che per noi è al primo posto in questo caso. Qui il distretto, passatemi questa espressione, l'angolo dei prodotti da forno. Sì, sì, esattamente. Noi, a parte avere una cucina a vista dove facciamo primi, secondi e insalate, abbiamo anche una pizzeria semi a vista che offre la possibilità al cliente sempre di guardare che cosa si sta preparando, e quindi di vedere il pizzaiolo all'opera, un po' come si faceva nelle vecchie pizzerie, no? E qui noi garantiamo un banco sempre pieno e pieno di novità ogni giorno, e soprattutto non di banalità, ma bensì cose anche un po' più particolari, come una burratina sulla pizza, una ricotta fresca o anche salumi di un certo tipo, come quale può essere il capocollo martinese. E ci teniamo a offrire anche al banco sempre prodotti freschi, genuini e soprattutto, ci tengo a sottolineare, artigianali. Ecco, spostandoci un po', vedo delle prelibatezze, pucce, panzerotti, panini. Sì, sì, panini, panini briosciati riso venere, panini briosciati al pane bianco, già siamo su una qualità un po' più alta delle pucce, scusami se te lo dico, però abbiamo... Roba di lusso. Sì, sì, qualcosa di un po' più gourmet, diciamo. E nonostante questo facciamo anche il classico, che sia il panzerotto, che sia il rotolo con il würstel o che sia una rustica würstel e patatine, anche adatta ai più piccini, no? Beh, tutte queste belle cose che ci ha detto Maria vanno verificate. E infatti eccoci con Marco Riondino, che è lo chef. Cosa ci stai preparando? Buonasera. Sì, stiamo facendo il piatto simbolo di questo locale, uno dei piatti più richiesti, il piatto che ci rappresenta di più. È uno gnocchetto al basilico con la salsa di pomodoro, delle melanzane dorate fritte, e per concludere un leggero tocco di stracciatella. Quindi andiamo a finire l'operazione. Abbiamo bollito lo gnocchetto in acqua salata. Abbiamo fatto la salsa col pomodoro e adesso stringiamo il tutto accompagnato dalle nostre melanzane. E
È uno dei piatti che vendiamo di più perché ha tutto della nostra terra. Quindi il pomodoro, la melanzana. La nostra Puglia. Sì, puntiamo su quello. Ora lo stai spadellando, come si suol dire. Spadelliamo, aspettiamo giusto il tempo che si stringe, lega un po'. Ed ora si versa il tutto nel piatto. Sì, sì, il nostro piatto fondo per dare ancora più bontà al nostro griffato, mi va? Con la nostra autocertificazione nel nostro locale così giovane, ma con tanta volontà di crescere. È bello vedere i giovani che conservano e tramandano le tradizioni culinarie delle mamme e delle nonne. Le radici non si scordano, è bello andare a ricercare un prodotto e poi venderlo al nostro cliente. Con questa stracciatella di gioia del Colle e il piatto è servito. Vi aspettiamo nel nostro locale con tante altre delizie, sia di mare che di terra. Vi aspettiamo. E ora l'angolo della caffetteria e non solo, tanti dolciumi. Sì, come dicevo, per la pizzeria noi offriamo un prodotto artigianale fatto esclusivamente da noi, quindi prodotti congelati o surgelati, zero, ma tutto fatto a casa, dal croissant alla brioche a prima colazione, al biscotto, alla crostatino, al pasticciotto leccese durante il pomeriggio. E anche varietà di dessert che offriamo anche al tavoli all'ora di pranzo, di cheesecake, cannoli scomposti o anche qualcosa di più particolare che cambiamo ovviamente ogni più o meno mese per dare sempre la possibilità al cliente di assaggiare qualcosa di diverso. E, come dicevo, la pasticceria è più o meno quella che vedete. Anche abbiamo a disposizione ciambelle, sempre ripeto, artigianali. Scusate se lo ripeto, e crostate anche della nonna per ricordare proprio il discorso. Le tradizioni, le antiche tradizioni. Il discorso della tradizione del fatto in casa. Bene, Maria, che dire? Tutto questo mi va. Mi va, mi va. Veniteci a trovare.